Dopo la scorsa edizione tenutasi al Palais des Festivals di Cannes, la prestigiosa cornice di Palazzo Isimbardi ha ospitato la sfilata conclusiva del progetto Erasmus, a cui hanno partecipato l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Caterina da Siena di Milano, il Liceo Le Coteaux di Cannes e l'Istituto Vosen di Praga. Le ragazze italiane, francesi e ceche hanno sfilato con gli abiti da loro realizzati sul tema del viaggio e della musica. Siamo all'interno di una delle nostre competenze fondamentali rispetto al sostegno al mondo dell'istruzione superiore e Città Metropolitana quindi non si occupa solo dell'aspetto fondamentale della dotazione infrastrutturale, ma vuole anche sostenere progetti di natura culturale, di scambio internazionale che qualificano la scuola milanese all'interno di un panorama molto più ampio. Ma c'è un altro aspetto altrettanto, se non più importante. Quello della moda è una delle eccellenze del territorio milanese, certamente riconosciuta in tutto il mondo. Le eccellenze però non vivono senza un tessuto connettivo e formativo forte, questo è il senso di questa iniziativa, mettere insieme la formazione, la storia, l'attenzione al gusto, al dettaglio, la cultura dei materiali è una prerogativa tipicamente italiana e un'eccellenza di questo territorio, ma perché questa eccellenza possa continuare c'è bisogno di un investimento forte nel mondo della formazione. L'iniziativa di oggi dà questo segnale importante. Questo progetto ha previsto anche uno scambio di studenti, per cui l'anno scorso in novembre e anche quest'anno abbiamo avuto ospiti due gruppi di ragazzi francesi e dei insegnanti che per due settimane sono venuti a scuola da noi, frequentavano le lezioni con i nostri ragazzi, con loro hanno visitato Milano, hanno visitato spazi della moda a Milano, le nostre ragazze hanno fatto un po' da cicerone, da tutor. E questo è stato anche un pochino l'obiettivo, insomma, dell'adesione a questo progetto. Ho disegnato l'abito che abbiamo anche realizzato io insieme a due altre compagne di classe. E è un abito dritto, bicolore, lilla e azzurro. E deve esserci anche un pentagramma musicale, solo che per mancanza di tempo non c'è stato. È stato molto bello e interessante perché comunque quest'abito non viene presentato solamente all'interno della scuola, ma anche in questo palazzo che è il Palazzo Isimbardi. Ed è stata, l'organizzazione è stata effettuata molto in modo serio ed è bello vedere una sfilata con degli abiti che abbiamo realizzato con tanta fatica alla fine. Per questa sfilata io ho realizzato, cioè in realtà ho disegnato un vestito che poi è stato realizzato da altre mie colleghe di scuola in collaborazione anche con altre classi. È una bella esperienza anche perché questa è stata la mia prima volta, siccome è il primo anno che faccio moda.